un'altra occasione mancata. Il Martina vede nuovamente sfumare l'opportunità della prima vittoria casalinga, questa volta contro il Poggio Bonsi. Il 4-4-2 di mister Di Meo non ha prodotto i risultati sperati sul piano del gioco, certamente efficace si è rivelato invece il 4-3-1-2 del tecnico Polidori, che ha guidato la formazione toscana in una prestazione agevole e lineare, con una difesa bene assestata e pronta ad organizzare ottime ripartenze per il centrocampo. La prima buona azione della gara giunge al 20° con Mangia Casale, che mette in aria ma Rana sbaglia clamorosamente. 4 minuti dopo Settembrini si propone in avanti per il Poggi Bonsi e conclude. Il portiere Leucci neutralizza dinanzi ad una difesa disattenta. Al 32° occasione gol per il Martina. Marsili batte una punizione dalla tre quarti per Gambino, che si ritrova da solo al centro dell'area. L'attaccante martinese stoppa di petto, si gira, tira a volo sul portiere Menegatti che blocca. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa sono i toscani a guadagnare spazi, anche se al 22° Gambino colpisce la traversa per il Martina. Alla mezz'ora, grazie ad un cross di Pera, il Poggi Bonsi si porta in vantaggio con Dierna di testa. I pugliesi accusano il colpo, stentano a riorganizzarsi, perdendo anche un uomo in campo per l'espulsione di D'Aleno al 41°. Fra mille difficoltà, il pareggio arriva comunque al 46°, grazie ad un fendente di Ancora dalla distanza. Un pareggio che non manda in crisi la squadra della Valedizia, ma che lascia la tifoseria in attesa della tanto agognata prima vittoria interna.